molto gentili. Ecco, adesso mi tocca il compito di presentare l'insuperabile. Ormai è una consuetudine fare io questa presentazione, perché, e d'altronde poi mi fa tanto piacere, perché è un onore per me presentare la signora Tecla Scarano. Signora... Signora, buonasera. Buonasera. Ecco, c'è qualcosa di nuovo, no? No. Siccome che siamo alla terza puntata, ormai siamo quasi diventati di casa qui a Canale 21. Ecco, forse lei vuol dire qualcosa oltre... Devo dire solo questo, caro Trevi, che ho avuto diverse telefonate. Sì. È piaciuto moltissimo la prima parte, tanto, sì. Affiatatissimi. E la seconda puntata Tutte quante. Speriamo che piaccia anche questa qui. Per forza, oramai si è avviata bene, l'hanno presa bene i nostri spettatori, e noi ringraziamo a tutti delle telefonate che ho avuto. Grazie. Benissimo. Va bene. Senta. Senta, signora Scarano, questa sera chi presenterà al pubblico televisivo di Canale 21? Questa sera dirò una poesia di Libero Bovio. Sì. A guerra. Benissimo, io sto lì bello buono e mi gusterò questa sua poesia, e al pubblico dico buon divertimento. Prego, signora. Questa poesia che vengo a dirvi, gentili spettatori, la dedico a tutte le mamme. E c'è posta una mamma in coppa a terra, che il figlio sui carnali fa partire senza età una lacrima. Il figlio che va in guerra, e in guerra può morire. No, questo non può essere, non mi dicite sì. Ma dite, io non me l'hai. E mamma te si scorne per chiagnere a figlio che parte, ma io che sono mamma, io chiagno. A patria, sì signora, a patria santa, che vuoi? O i figli nostri, eccoci qua, partano e cantano. Ma a mamma no, non canta, ma perché non può cantare. Io solamente a esso tengo, e sono vecchia d'età, eppure no, non me l'agno. Mamma te si scorne, sì, e vorrei chiagnere a figli ma che parte, ma io che sono mamma, mi chiagno. Figlio mio bello, addio. T'ho cresciuto qua, sotto un ciotto mio, vicino a me, e non ti posso perdere, no, mamma, tu hai fatto avuto nel dillo mio per te, che prima che si alzare non sto vecchio, figlio mio, sì, t'ho vedere, un malagno, ma potessi scuole, me ne chiagnere. A figlio mi capate, ma io che sono mamma, io chiagno. Signora, lei veramente ci fa piangere a noi. Mi dispiace che vorrei io ridere. Veramente ho invitato lei in queste 5 puntate con un grande entusiasmo, però ogni puntata che finisce, quando lei sta qui a fare queste poesie, mi fa venire un nudo alla gola. E questo lo dico veramente sinceramente. Grazie. E penso che anche il pubblico che si trova in questo momento nelle loro case, stanno vedendo la trasmissione, diranno certamente la signora Scarano veramente sa pennellare queste cose, oltre alla bravura degli autori. Signora, io la ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te, e sempre in bocca al lupo. Grazie signora. Benissimo.